Benvenuti ragazzi, ieri la Rockstar finalmente ha rilasciato il nuovo DLC, il DLC del Night della discoteca. Quindi non appena ci saranno le mod che permetteranno l'accesso a quelle strutture, quel posto diventerà nostro, quindi sarà il futuro della mod vita da gangster. Franklin lo comprerà sicuramente. Quindi immaginatevi il Night dove all'interno ci sarà la gang dei Families e dove sicuramente ci faremo un laboratorio. Metteremo tipo le scorte segrete, i soldi, la sicurezza, tante belle cose. Quindi veramente sarà il futuro della mod vita da gangster, perché lì diventerà tipo la nostra base segreta, perché la polizia non potrà dire niente, no? Perché all'esterno può sembrare un semplice night, no? Una discoteca dove si balla, dove ci si diverte. Però nel cuore di questa discoteca ovviamente c'è tutto il traffico di Franklin Clinton, quindi sarà molto difficile per la polizia capire chi c'è sotto a questo night. Comunque dai, facciamo subito una cosa, vediamo se questo night esiste realmente ragazzi, perché la mod non c'è al momento. Io sto giocando comunque con la versione precedente al nuovo aggiornamento, quindi andiamo subito a vedere se la struttura c'è, almeno la struttura, ecco, non dico che voglio entrare, però almeno la struttura del Night. Ok, ho già messo il punto, dovrebbe stare nei pressi di Vinewood, dove c'è tipo la banca, il cinema e quelle cose lì. Comunque, la Lamborghini l'ho fatta così, quindi di colore rosso, tanto per cambiare un po', tanto i soldi li abbiamo, quindi cambiamo anche livrea, motore, eccetera, ecco. Comunque dai, corriamo un po' con questa fantastica Lamborghini. Ah, e poi volevo anche ringraziarvi per ieri. Perché ieri ho fatto la live su The Crew, ok? È andata benissimo ragazzi, non me l'aspettavo. A momenti va meglio The Crew che GTA in live. Sto parlando sempre di live, quindi veramente sono contento. E soprattutto grazie a tutti, perché diciamo, e soprattutto grazie a voi, non a me, perché io avvio la live, va bene, su questo ci siamo, però tutto il resto lo fate voi. Ok, che voi siete live, voi scrivete commenti, voi restate con me fino alla fine, quindi grazie a voi, non a me, a voi. Ancora non ho startato le guerre, quindi le conquiste dei territori, questo perché voglio aspettare il Night, perché grazie al Night si avrà accesso comunque a tanti veicoli belli, il camion blindato, quindi quello lì che spara tipo razzi, mine, eccetera. Quindi voglio un attimo aspettare ancora qualche giorno e poi possiamo procedere ragazzi. Comunque il Night dovrebbe essere questo, infatti come vedete esiste. Quindi non so se voi ieri eravate in live da me, quindi anche se ieri non stavate da me in live, però avete visto comunque un video di un altro youtuber, avete visto che la struttura è questa, quindi il Night più costoso di GTA 5 online. Eccolo qua ragazzi, quindi questo qua diventerà nostro, nostro, nostro e nostro. Quindi qua sul retro dovrebbe stare il garage, quindi si entra e dovrebbe stare tipo il garage a 5 piani, perché il Night porta 5 piani, quindi veramente tanta roba ragazzi, non vedo l'ora di comprare questo Night, perché oltre a metterci la gang dei Families metteremo anche ovviamente la gente che balla, quindi ballerine eccetera, quindi il privé, tante belle cose metteremo. E poi questa zona normalmente non è della gang dei Families, però qua ovviamente faremo di tutto per controllare il territorio, ok? Quindi metteremo un po' di persone qui in questo parcheggio, un po' di persone più avanti negli angoli, quindi veramente faremo una bella cosa. E quindi questo è ragazzi, questo è il Night. Nel mio GTA Online ho scelto quello lì più costoso da 5 milioni di dollari, quindi tanta roba. Dai, facciamoci un giretto perché voglio un attimo capire se ci sono altri posti buoni. Sicuramente il Night, quello lì vicino Grove Street, eccetera, non lo prenderò mai, ragazzi, perché quello lì è un po' scadente, sinceramente, quindi non so quanto mi conviene. Però dai, andate piano con queste macchine. Che vi costa andare piano? Che vi costa? Oh, si drifta, ragazzi. No, oh, meno male, dai. Non l'ho preso. Comunque dai, facciamo un attimo un giro, perché voglio andare un attimo sopra Vinewood per vedere un po' se ci sono delle zone ricche
per fare anche altre cose, ok? Non solo i night. Vabbè dai, facciamo una cosa, ci fermiamo un attimo al tequila qua. Vediamo almeno se ci fa entrare, ma non credo. Mettiamo subito la macchina qui. Wow, è tutta rotta ragazzi, mamma mia, l'ho graffiata. Oh, non toccatemi sta macchina, ok? Andiamo subito a vedere se ci fanno entrare, ma non credo. Penso che a quest'ora è tutto chiuso, giustamente. Ah sì, infatti ragazzi, è tutto chiuso. Però vabbè, questo qua è un pub che comunque sta da tanti anni qua a Los Santos, quindi non lo faranno mai diventare un night, quindi va bene così, lasciamolo così. Lasciamolo così ragazzi. Oh, ma di chi è quella macchina lì? Vabbè sì, potrebbe essere comunque un bel posto questo. Non ci posso credere, di nuovo il fantasma di Michael De Santa e questa volta incazzatissimo. Infatti guardate, mi ha distrutto la Lamborghini, maledetto. No, devo subito andare a vedere. Che sta succedendo qui? No, sta fumando la mia povera Lamborghini, maledetto. No, è tutta distrutta. Mi ha rotto i vetri, i fari, i cerchi graffiati. Il paraurti non c'è più. No, di nuovo Michael De Santa fantasma. E che ci fa qui? Perché? Che cavolo combini, Michael? Cioè, io pensavo che quella volta stavo sognando, ok? Ma sei di nuovo qui, Michael? Che ci fai qui? Poi perché mi hai distrutto la Lamborghini? Perché? Che ti ho fatto, brutto maledetto? Che ti ho fatto? Guarda come me l'hai rovinata. Tutta graffiata, tutta rotta. Mo non è buona più questa Lamborghini. Non è buona più, la devo buttare per colpa tua. Vedi? Vedi? Che ti ho fatto? Michael fantasma, veramente. Che poi il bello è che posso vederlo solo io. La gente non lo vede. Questo qua mi sta perseguitando da tempo, ragazzi. Ragazzi, Michael sta facendo questo perché mi ha detto che devo lasciare in pace Tracy. Infatti quella volta sullo yacht c'era anche lui nascosto. E mi ha detto che ha visto tutto, sa che non è colpa mia perché era Tracy a provarci con me. Però lui mi sta punendo perché mi sono lasciato andare, ok? In quel momento stavo al gioco e non me ne sono andato via. Quindi lui mi sta punendo per questo. Però ha detto che se lo rifaccio mi uccide. Questa volta mi uccide veramente. Quindi non so che fare ragazzi. E poi mi ha pure detto di ammazzare il palestrato che è andato a letto con Amanda, con la moglie. Michael, mi dispiace, però hai visto pure tu che tua figlia è lei che fa così. Non sono stato io a provarci con lei. Se tu veramente stavi su quello yacht, se tu veramente stavi sullo yacht, avevi anche visto che l'ho salutata e me ne sono andato. Ho chiesto di Amanda e me ne sono andato. È stata lei a venire in camera mia. Quindi lo sai bene che non è colpa mia. Vabbè, Michael, se rivedo Tracy glielo dico, va bene? Non dico che comunque io e te siamo in contatto, però gli dico comunque di fermare questa storia, ok? Di mettere tipo una pausa, basta, non ci vediamo più. Poi vabbè, se capita capita, che devo fare? Me ne frego, fai quello che vuoi. Ragazzi, io me ne vado perché questo Michael veramente mi fa paura. Guardate come mi ha fatto, guardate come mi ha rovinato la Lamborghini, brutto maledetto. È tutta rotta, sta pure fumando, porca miseria. Vabbè ragazzi, io comunque con Tracy volevo già finire quella storia già in partenza, quindi Michael sa che non è colpa mia. Però che devo fare? Se capita capita e poi vediamo. Vediamo un po' come contrastare Michael. Dovrò fare sicuramente una seduta tipo la Gianmarco Zagato, no? Quindi faccio spawnare un fantasma morto dei Families. E quindi lui combatterà Michael, è l'unico
è l'unica soluzione, ragazzi, perché io, da essere umano, in vita non posso combattere un fantasma. Quindi mi servirà per forza una seduta di quelle pesanti alla Gianmarco Zagato. E dovrò fare così. Per forza, sennò qua... Cioè, Franklin muore da scemo perché lo ammazza un fantasma. Comunque dai, direi che con questo è tutto e noi ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi. Povera Lamborghini.